Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale. Se vi piace questo video mettete un like, se volete la novità selezionate la campanella. Oggi faremo la manutenzione del bruciatore a gasolio. Il bruciatore che avevo installato circa un anno e mezzo fa ha cominciato a fumare bianco, ovviamente come fanno tutti i cinebasto purtroppo. Però il problema è risolvibile semplicemente dandogli una bella pulita, smontarlo, fargli diciamo la revisione sostanzialmente, come poi tecnicamente si fa ad una stufa a gas, quindi una manutenzione ordinaria una volta all'anno costa poco tempo e effettivamente dà un buon risultato anche sui consumi. Detto questo, andremo a fare la manutenzione, quindi ci vediamo dopo la sigla. Nel frattempo iscrivetevi al canale, a tra poco. Artlist.io. Ok, eccoci qua, andiamo a smontare il bruciatore che avevo installato in un video precedente di qualche anno fa, andate a guardare l'installazione. Il video che ho fatto all'epoca, ho installato un Vevor, si è scoperto poi che i Vevor in effetti con il display bloccato questo problema si intensifica perché non è possibile andare a configurare bene nella camera di combustione aria e gasolio. Detto questo, l'unica problematica in effetti è che una volta all'anno andrebbe pulito, cosa che poi tecnicamente andrebbe comunque fatta. In questo video andremo a smontare il bruciatore, lo andremo a pulire e lo andremo a rimontare. Dopodiché arriverà tra poco, tra qualche settimana mi arriverà il display con la centralina modificata, quindi in realtà andremo ad installare un display, una centralina con i parametri sbloccati, quindi andremo a dare compensazione aria aria gasolio. Però siccome adesso ancora non è arrivata, farò la manutenzione ordinaria, lo pulirò, lo rimetterò su e vediamo il risultato. Cominciamo con lo smontare il bruciatore che era stato installato. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, con pochi minuti ho smontato tutto, adesso andiamo a vedere che troviamo all'interno del bruciatore. Intanto vediamo già molti residui che vengono dalla camera di combustione, non l'abbiamo neanche aperto e già vediamo un po' di robetta. Andiamo ad aprire. Artlist.io.
lo smontiamo con una bella chiave da 10. Andiamo a togliere i dadini, questi qua. Music licensing reimagined. Ok, eccolo qua. A questo punto andiamo a togliere la centralina. In realtà abbiamo i connettori, che sono due connettori, sono simili, quindi ricordiamoci il verde, i fili verdi sulla sinistra e il filo rosso e nero che ha della ventola sulla destra. Una volta fatto questo, togliamo subito la candeletta. Allora, per togliere la candeletta, quando avete il kit arriva la chiave già con il taglio, poi lo vedremo quando la rimontiamo, ma basta una pinza a becco per poter prendere la candeletta ed allentarla. La rimuoviamo, eccola qua. E questo è il vero e proprio bruciatore. Ora andremo ad aprire le quattro viti e lo sfiliamo. Music licensing reimagined. Questa è la girante, che è praticamente insieme a questa, quindi come potete vedere queste sono le guarnizioni che ovviamente quando si apre dovrete fornirvi di delle guarnizioni nuove perché vanno necessariamente sostituite. Poi andranno ben pulite e tolte tutte queste imperfezioni. Queste spesso sono le colpevoli dell'odore di gasolio sull'accoppiamento, quindi quando sentite spesso odore di gasolio è l'errore dell'accoppiamento tra questo e il blocco motore. La separazione avviene qua dentro praticamente. Adesso, una volta aperto, andremo a smontare le viti dentro per disaccoppiare il bruciatore vero e proprio. Con la stessa chiavetta. Togliamo le quattro viti. Music licensing reimagined. Una volta tolte quelle quattro, lo andiamo a sfilare. C'è da togliere praticamente la cannuccia del carburante
si sfila per mezzo di una guarnizione nera che vedete qua, questa guarnizioncina. E questo è il contenuto. Allora io lo faccio vedere per vedere qual è il problema del cinebasto. Non so se si vede, ma praticamente la camera di combustione è piena di non bruciato. Guardate sia internamente, spero che si veda, che guardate, cadono i pezzi. Adesso raccoglierò i pezzi da qualche parte così li vediamo insieme. Potete vedere il contenuto della magnificenza. Adesso andiamo a dare un po' una pulita. E questo è il rimanente. Facciamo un buon condimento e vediamo che succede. Ok, non so se si vede, questo ora si alza il vento, siamo rovinati perché me lo manderà dappertutto. Praticamente questo è tutto materiale di incombusto all'interno del bruciatore, che praticamente bloccava la normale combustione e faceva in modo che questo apparecchio consumasse praticamente anche il triplo di quello che tecnicamente doveva consumare a parità di calore, fino a che il calore non si raggiungeva più, perché praticamente il gasolio che andava qua dentro veniva assorbito da questo materiale, non bruciava e per di più creava dei problemi anche a livello di combustione. Quindi praticamente è un cane che si morde la coda. Ora, una volta pulito e sistemato, vedremo di fare in modo di utilizzarlo con la scheda modificata, quindi quella con cui si può andare a modificare i parametri e vedere poi il risultato dopo più o meno un anno di utilizzo, che sicuramente sarà molto meglio. Ora mi accanirò contro la pulizia di queste due parti, questa e questa, però in realtà diciamo che una volta che è abbastanza pulito, questo già così, se si rimontasse, funzionerebbe tranquillamente. Questa è la sonda, che funziona perfettamente perché in realtà le temperature corrispondevano, il problema era il bruciatore che non riusciva assolutamente ad arrivare a temperatura. Questo è lo scarico, che praticamente si può pulire in questa maniera, ma poi andrà pulito per bene. Questo adesso lo puliamo bene, ma già così è operativo. Ok ragazzi, vi faccio vedere, questa è tutta materiale di risulta. Praticamente è un mondo di avanzi dentro il bruciatore. Ok, adesso ho provveduto a pulire il bruciatore e la camera di combustione. Queste sono le guarnizioni che ho ordinato, quindi vi arriverà la chiave della candela, la candeletta e tutte le guarnizioni, che sono buone per il modello piccolo e il modello grande. Sono solo due modelli in realtà, c'è il 2 e il 5 kW. L'8 lo spacciano per 8, ma in realtà non è un 8. Ora, detto questo, andiamo a vedere un attimino tutti i pezzi, li tiriamo fuori e li finisco di pulire. Iniziamo dalla ventola, che la ventola l'andrò a pulire solamente superficialmente, in quanto va solamente pulita un pochettino e basta, non serve fare chissà che.
Artlist.io. Qua dobbiamo andare a togliere tutte le guarnizioni vecchie, queste qui, non so se si vedono, queste sono le vecchie guarnizioni di cartone, ormai distrutte. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ora facciamo la stessa cosa di qua, puliamo questa guarnizione. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ok, una volta pulito per bene sia sopra che dentro, si può procedere al rimontaggio. Il kit non prevede ovviamente il sensore di temperatura. Se lo volete sostituire o pensate che il problema possa essere quello, lo dovete prendere a parte. Adesso andiamo a installare subito il bruciatore. Per quanto riguarda il bruciatore, ho già provveduto a stappare tutti i forellini sul fondo. Do una ripassatina con un cacciavite molto piccolo, in modo da andare a svuotare tutti i buchettini sul fondo. Music licensing reimagined. Ok. A questo punto andiamo a rimontare subito la guarnizione all'interno. Reinseriamo la gomma, tanto c'è il verso, non vi potete sbagliare, quindi l'importante è mettere bene la guarnizione, perché se tante volte la guarnizione non chiude bene, vi darà quel problema di riportare all'interno dell'abitacolo l'odore di gasolio. Quella guarnizione è quella che separa la parte della combustione, quindi bruciatore e camera di combustione, dall'aria invece che viene filtrata, diciamo, per lamellarità, viene da tutto il corpo macchina, diciamo. Ora mettiamo le viti. Artlist.io. Ora mettiamo quest'altra guarnizione. Bisogna solo fare attenzione di poggiarla perfettamente, perché siccome è di carta potrebbe piegarsi e non corrispondere perfettamente con la superficie da coprire. Una volta che ci siamo assicurati che sia perfettamente corrispondente,
Chiudiamo tutto. Verifichiamo. Music licensing reimagined. Diamo una bella accostata senza esagerare, perché sono viti da chiave da 4 mm. Io faccio il giro un paio di volte per essere sicuro che sia andata tutta a pacco. Installato questo, candeletta nuova. I primi giri glieli do a mano e poi usiamo le chiavi. Ovviamente il cavo è saldato, quindi me lo porto appresso, se no si staccherebbe. Quando non gira più, inseriamo la chiave nell'apertura e la mandiamo giù. La guarnizione. A questo punto rimontiamo anche tutto il box. Appoggio la schedina e la ricolleghiamo. Quindi nel rimontarlo ricordiamoci che i due fili verdi della sonda termica vanno dove c'è questa scritta in cinese che probabilmente vorrà dire sonda termica, e gli altri invece che al motore vanno su quest'altro connettore, quest'altro qua che ci troviamo specularmente sulla destra con la scheda in mano. Tanto poi questa schedina la cambierò, quindi dovrò solamente rismontarlo dalla sede e cambiare questa, la centralina, per poter mettere il display sbloccato. Quando facciamo questa cosa assicuriamoci che la ventola giri e non strusci da nessuna parte, perché può verificarsi che strusci sulla schedina e provochi un rumore assurdo. Già lo sta facendo, quindi dobbiamo cercare di mettere la schedina al più dietro possibile in modo che questa cosa non si verifichi. Richiudiamo. Mettiamo la guarnizione prima, la sua vecchia guarnizione, che questa è solamente per separare il corpo macchina dall'appoggio. Una volta rimesso il coperchio, impaniamo. Io ho fatto questo adattatore per portarlo da 80 a 100, visto che c'è scuro il tubo a 100, per poter avere più aria, visto che ha canalizzato. Rimettiamo la guarnizione precisa e lo rimonto nella scatola che andrà all'esterno di fuori, sotto al camper. Gli ho dato una pulitina e adesso andiamo a riapplicare il bruciatore.
Ok, diamo un'ulteriore pulita. Eccolo qua, questo è il cinebasto montato, la parte elettrica l'ho fatta uscire da qua, ho fatto un foro in modo che qua ci possa andare a connettere il connettore suo, qui ci andranno i tubi di entrata ed uscita e andiamo a rimontare tutto. Ok, adesso abbiamo finito, l'ho rimontato, andiamo a vedere la prima accensione che cosa succede, vediamolo insieme. Allora, accendiamo, lo mettiamo già in H6, così lo facciamo partire subito. Mi sposto subito sul bruciatore, così vediamo la temperatura all'interno del bruciatore, la candeletta è partita. Vediamo quanto impiega al riscaldamento. Ok, è partito. Finora sembra perfetto. C'è fumo per ora, speriamo che non venga, poi fisserò meglio il tubo perché ho tolto il silenziatore, non lo rimonterò perché comunque ci si ferma all'acqua, quindi può creare problemi. A fumare sembra che non fumi. Vado dentro e vediamo la camera di combustione se sta aumentando la temperatura in maniera graduale. Ok, siamo già a 54, 56, 58, sale velocemente, quindi secondo me è a posto. 64, 66, 68, sale molto velocemente, sembra funzionare perfettamente. Vediamo quando arriva una temperatura un po' più alta, andiamo di fuori e vediamo se fuma. Non sembrerebbe, Già siamo a 100 gradi, 102, 104, pochi secondi, dovrebbe arrivare a 200 gradi teoricamente. Due, 24, sale velocemente, si sta funzionando bene. Lo tengo un attimo così per vedere effettivamente le tempistiche, almeno anche voi vi rendete conto di più o meno con che velocità dovrebbe teoricamente salire nella camera di combustione la temperatura. Realmente sembra perfetto.
siamo quasi a 200. Ok, ora salirà ancora un pochino, ma già è la temperatura ideale. Andiamo a vedere fuori. Zero fumo. Perfetto. Zero fumo. 210 gradi. Ok, il video finisce qua, non ho fatto in tempo a montare la pompa ad impulsi, quella più silenziosa, lo sposterò il video della pompa e farò in modo di farlo durante l'installazione del display e della scheda per il bruciatore Vevor, quindi andrò ad installare una scheda nuova e un display sbloccato, quindi andremo a vedere dopo tutte le funzioni del display sbloccato e, che arriverà però tra un paio di settimane, quindi in realtà sarà una modifica che farò più avanti. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale e selezionate la campanella per le novità. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io.